Un anno dopo aver vinto l'edizione del centenario, Ferrari ottiene un nuovo successo alla 24 ore di Le Mans 2024, la gara endurance più famosa e blasonata al mondo. A transitare per prima sotto la bandiera a scacchi dopo aver completato 311 giri e raccogliendo l'applauso dei 329.000 spettatori che hanno assistito all'evento, record di sempre per la 24 ore, è la 499 numero 50 del team ufficiale Ferrari AF Corse, condotta al traguardo da Niklas Nielsen, che ha condiviso la vettura con Miguel Molina e Antonio Fuoco. Se la 499P numero 50 è stata la principale protagonista della 24 ore, che ha condotto da leader per 72 giri, a completare una giornata destinata a rimanere nella memoria è la terza posizione al traguardo della Hypercar gemella, la numero 51 di Alessandro Pierguidi, James Calado e Antonio Giovinazzi, vincitori lo scorso anno sul circuito della Sarthe. La 5-1 era staccata di soli 36 secondi rispetto ai compagni di squadra. Siamo felicissimi, abbiamo vinto nuovamente la 24 ore di Le Mans un anno dopo. È una gara fantastica, una gara veramente complicata. 9 costruttori, tante macchine presenti. Non è stato facile, ma è una soddisfazione incredibile per i nostri piloti Molina, Nielsen e Fuoco, che finalmente hanno anche loro vinto una gara importante, memorabile come la 24 ore di Le Mans, dopo che erano stati molto sfortunati l'anno passato. È stata una delle gare più difficili della mia carriera. Dall'inizio alla fine il meteo è stato variabile, scegliamo le slick o le rain. Abbiamo preso molti rischi in alcuni momenti della gara restando fuori con le slick, ma alla fine ha ripagato. Essendo il pilota che doveva finire la gara, mi sono giocato il tutto per tutto. Le possibilità erano due: vinciamo oppure ci proviamo e non finiamo. Volevo tanto vincere questa gara, specialmente dopo che la vettura gemella l'ha vinta lo scorso anno, e alla fine ce l'abbiamo fatta. Credo sia stata una settimana speciale. Abbiamo lavorato veramente duro dal primo momento, da domenica, nei test, siamo concentrati su noi stessi. La gara è stata veramente difficile perché le condizioni continuavano a cambiare, però penso che tutti abbiamo fatto un ottimo lavoro, Nick, Miguel, tutto il team, quindi penso che questa volta ce la siamo veramente meritata. Abbiamo lavorato veramente in maniera eccellente, quindi voglio ringraziare tutto il team, e adesso è il momento di goderci un po' questa vittoria. Tante emozioni, è stata una giornata lunga, abbiamo spinto fin dall'inizio, è dallo scorso anno che non vedevamo l'ora di tornare a Le Mans. Oggi è stato il nostro giorno, abbiamo sempre preso le decisioni giuste e non potevamo chiedere di meglio. Vincere la 24 ore di Le Mans è qualcosa di speciale, e vincerla con la Ferrari è ancora più speciale. Tra le due Ferrari si è posizionata la Toyota numero 7 di Lopez, Kobayashi e De Vries. Esordio da incorniciare invece quello di Lamborghini squadra corse al debutto alla 24 ore di Le Mans in veste ufficiale con due vetture per l'occasione. L'Hypercar SC63 del team Lamborghini Iron Lynx, con Mirko Bortolotti, Daniil Kvyat ed Edoardo Mortara al volante, ha infatti raggiunto la bandiera a scacchi, conquistando una storica decima posizione assoluta nella classe regina. Anche la Lamborghini numero 19 di Matteo Cairoli, Andrea Caldarelli e Romain Grosjean ha tagliato il traguardo a poca distanza in tredicesima posizione. Dopo una gara costellata di safety car, l'ultima durata quasi 4 ore per via delle condizioni proibitive della pista, di notte, sotto la pioggia, poco prima delle 8 del mattino, Ferrari, Toyota, Porsche e Cadillac si sono date battaglia con una manciata di secondi di distacco. La strategia e il piede pesante dei ragazzi del Cavallino hanno avuto la meglio nella 24 ore di Le Mans, con un finale al fulmicotone. Ago della bilancia negli ultimi giri degli oltre 13 km del circuito della Sarthe, il livello residuo di energia della Ferrari in testa dopo l'ultimo pit stop, ritardato quanto più possibile nonostante il richiamo della direzione gara per un problema allo sportello destro della Ferrari numero 50. Ma gli uomini di Coletta e Cannizzo avevano fatto bene i conti e hanno permesso alla 499P numero 50 di tagliare il traguardo davanti a tutti e salire sul gradino più alto del podio. Sul finale, bravo anche Giovinazzi con la Ferrari numero 51 a tenere a debita distanza la Porsche, salendo così sul terzo gradino del podio
a fianco dei compagni di squadra. Bene ha fatto anche la debuttante Isotta Fraschini in 14ª posizione. Peccato per le Alpine, fuori entrambe nell'arco di mezz'ora per problemi al motore. Luca De Meo si è potuto consolare col debutto mondiale della Alpine A290 e sfoggiando il prototipo della ipercar a idrogeno Alpenglow. Ovviamente Le Mans è un po' casa nostra, per cui mi sembrava una cosa abbastanza logica. Poi era il giorno del mio compleanno, per cui i ragazzi di Alpine mi hanno fatto un bel regalo. È un'auto che secondo me farà piacere a molti, no, a molta gente, perché è comunque un prodotto sportivo ma accessibile. Penso al mercato italiano, uno di quei mercati dove un'auto del genere potrà trovare molti, molti fan. Siamo molto contenti, credo che siamo riusciti a prendere la base della R5 per fare qualcosa di autenticamente Alpine. Quindi si vede il design, ovviamente, che è abbastanza diverso, ma la cosa che secondo me convincerà tutti quanti è nel momento in cui prenderete il volante in mano, perché è molto molto divertente. L'obiettivo di Alpine è quello un po' di dimostrare e dimostrarci di poter fare delle macchine che danno delle emozioni, pur essendo delle vetture a batteria, perché ovviamente c'è il dibattito tra gli appassionati, che, di cui siamo totalmente a conoscenza, ma proviamo a confutare queste teorie, perché poi alla fine la tecnologia secondo me ci darà la possibilità di ritrovare quell'emozione che abbiamo bisogno quando guidiamo un'automobile. Abbiamo 6 o 7 prodotti nel forno che arriveranno da qui al 27-28. Abbiamo fatto girare una macchina all'idrogeno, una supercar all'idrogeno. Ci stiamo un po' grattando la testa per vedere come poter sviluppare e poter finanziare questa vettura qua. Devo dire che la reazione del pubblico è abbastanza incredibile, è una macchina incredibile, per cui niente, da appassionati vorremmo veramente farlo, che la gente ancora non vede su Alpine, quindi pensa che sia un marchio di nicchia con un solo modello e con la presenza in Formula 1, in Endurance, però stiamo cercando di sviluppare un marchio completo, globale. Abbiamo delle belle sorprese per gli appassionati. Questa è un po' la madre di tutte le Alpine che arriveranno nel futuro. Lei è un condensato, riprende tutto quello che poi avremo la possibilità di vedere sulla produzione. L'obiettivo è che stiamo spingendo sulla tecnologia, l'idrogeno, per riuscire a sempre tenere nel futuro una macchina che avrà un motore a combustione. Quindi per noi questo era essenziale, perché vogliamo trasmettere l'emozione. L'emozione si trasmette anche attraverso il design e con queste proporzioni da dream car. È proprio una macchina che è molto bassa, molto larga, delle proporzioni abbastanza spinte. Il futuro a idrogeno è dietro l'angolo e la sperimentazione procede a passo spedito. Lo sa bene Bosch, che ha realizzato il prototipo JS2 RH2 assieme a Ligier in bella mostra al villaggio H2. Corrono 23 hypercars qui a Le Mans e 5 costruttori usano il nostro powertrain. Rispetto allo scorso anno, quando le LMH dominavano, credo che quest'anno le prestazioni rispetto alle LMDH con i nostri sistemi standard sono più equilibrate. E credo che nei prossimi anni il regolamento non cambierà. Si è rivelato estremamente attraente per molti costruttori. In futuro immagino aumenteranno la potenza, vedremo. Prossimo appuntamento in Brasile per la 6 ore di San Paolo.